Ninja Turtles. Mutant Ninja Turtles. Con noi ci sono quattro tartarughe ninja che hanno un coraggio speciale. Se c'è da lottare, loro lotteranno, loro vinceranno per noi. C'è Raffaello, vero mago dei roller, e Michelangelo che vola con il suo skate. C'è Donatello che è un genio, si sa, Leonardo le guiderà. Sono tornati il male trema di già. Con loro c'è il maestro Splinter che condurrà i ninja Turtles, Mutant Ninja Turtles. Trappola per topi. Non sai cosa guardare? Ho bisogno di molta energia. Per inaugurare la nuova tartagrotta ho installato un mega multivisore eccezionale. Tartagrotta, non lo trovi un po' infantile? E tu come chiameresti il nostro nuovo alloggio, cara casa pace? Che ne dici di la fogna della solitudine? Stazione tartaruga? Il rifugio delle tartarughe mutanti! La casa della ingiustizia! Potremmo chiamarla semplicemente... casa. È carino! Allora, cosa stanno combinando Leonardo e Raffaello? Sono andati a prendere il resto della roba nel vecchio rifugio. E visto che il nuovo fognascivolo funziona, che è una meraviglia, dovrebbero essere qui da un minuto all'altro. È stata la nostra casa per 15 anni. E questo è quello che ne è rimasto. Quando scoprirò chi ha costruito quegli scarafaggi robotizzati, io... Andiamo, Raffaello. Non rendiamo questo addio più triste di quanto lo sia già. Ci tengo a ricordarti che Don ha detto che l'accelerazione non è ancora stata calibrata, perciò muovi i comandi dolcemente! Io direi che il collaudo è perfettamente riuscito, non trovi anche tu, Leonardo? Anche se adesso è inattivo, quest'aggeggio infernale mi rende nervoso, Donatello. Questa è robotica d'avanguardia, maestro Splinter. Un lavoro eccellente e voglio scoprire come funziona. Ottime notizie, Mick! La tua collezione di DVD è integra! Ah, mitico, Leo! E ora tieniti forte perché il mio mega multivisore è pronto a scatenarsi! Ecco a voi il nuovo modo di guardare la TV! In una conferenza stampa alla Stocktronics, l'azienda leader delle nuove tecnologie, è stata presentata una nuova... Che noia! Aspetta, non cambiare canale! Il direttore generale, dottor Stockman, ha presentato la sua ultima fatica. Una volta un vecchio saggio ha detto: costruisci una buona trappola per topi e il mondo busserà alla tua porta. E da oggi la gente comincerà a bussare alla mia. Perché io, Baxter Stockman, ho ideato la soluzione al problema più grande di questa città: l'aumento inarrestabile dei topi. Signore e signori, vi presento l'ultima espressione della tecnologia per l'estinzione dei roditori: l'acchiappatopi Stocktronics. Oh.
Non posso credere che il dottor Stockman cerchi di spacciare questi robot killer per una invenzione utile all'umanità. Ecco perché si è pulito gli occhiali in diretta. Non ci ha visti bene. Suggerisco di andare alla Stocktronics e prendere a calci il direttore generale. No, non andrai da nessuna parte. La tua ultima avventura in superficie è stata un fallimento totale. Non puoi permetterti di essere visto da altri umani. La mia assistente di laboratorio, la signorina April O'Neill, adesso libererà 5 topi nella camera di simulazione. Proceda pure. Liberi i topi. E adesso potrete osservare l'efficienza del mio acchiappatopi in azione. Sapete, non mi piacerebbe affatto essere un topo in questa città. Oh, scusa, maestro Splinter. Le funzioni di ricerca e recupero dell'acchiappatopi sono puntualmente controllate a distanza da un potentissimo computer. Sono al settimo cielo. Adesso finalmente i miei amici e la mia famiglia vedranno che lavoro al fianco del grande Baxter Stockman. Lei mi sta adulando, signorina O'Neill, e mi piace. Che strano. Ho appena finito un controllo di routine e risulta che la metà degli acchiappatopi non stanno più trasmettendo dati. Sembra che siano scomparsi. Probabilmente ci sarà un guasto nel computer. Domani in mattinata farò venire un tecnico a dare un'occhiata all'intero sistema. E se fossero stati manomessi da qualcuno? Sarà meglio attivare i loro sistemi di trasmissione di emergenza. Stia tranquilla, April, non è necessario, mi creda. Adesso, se vuole scusarmi, devo andare. Sto aspettando la telefonata di un finanziatore molto importante per un nuovo progetto. Non portare troppo avanti le spalle, Donatello. Il contrattacco deve essere più veloce, Leonardo. Serve più elasticità nelle gambe, Michelangelo. Sei un po' distratto, Raffaello. Devi imparare a concentrarti meglio quando attacchi. Mi piacerebbe concentrare i miei attacchi su Baxter Stockman. Perché non ci lascia andare da lui? Sono sicuro che lo annienteremo. Perché non siete pronti. Riprenderemo gli allenamenti domattina. Non siete pronti? Riprenderemo gli allenamenti domattina. Ho sentito. Beccato. Mi piacerebbe beccare che dico io. Rilassati, fratello. Non c'è bisogno di sporcarsi le zampe con quel tipo. Abbiamo i 10 film dell'orrore più belli della storia del cinema, la registrazione del mondiale di motocross e un paio di strane telenovelas in coreano. Perché invece non mi aiutate a ricostruire uno di questi acchiappatopi? Se riusciamo a vederne uno in funzione, potremo scoprire per quale motivo Baxter li ha costruiti e anticipare le sue mosse. No, io sono stanco. Vado subito a dormire. Da quando in qua Raffaello va a letto così presto la sera? Gli acchiappatopi saranno pronti quando io deciderò che siano pronti. La nostra prima prova è stata un fallimento totale. Lei sarebbe un pessimo scienziato, lo sa? Il test ha messo in evidenza tutti i difetti di progettazione. Infatti ho già modificato i miei robottini affinché siano più efficienti e più robusti. Le assicuro che saranno perfetti per la prossima fase del nostro piano. Meglio così, dottor Stockman. Lo dico per il tuo bene. Passeggiata di mezzanotte? Togliti dai piedi, Leonardo! Splinter ha detto che non dobbiamo uscire. Combatterò contro di te se mi costringerai. Devi solo provarci, testa calda! Ti accontenta immediatamente, capo dei miei stivali! Ce l'ho fatta! Sono riuscito a farlo funzionare! Muovetevi, è più veloce di quanto pensassimo! Allora, maestrino, lasci che l'acchiappatopi se ne vada in giro libero. Il maestro Splinter ce la farà pagare, vedrai. Ti vuoi alzare o no, lumacone?
se proprio insisti. Buonanotte, April. Non lavori fino a tardi. Lo sa che non mi piace pagare gli straordinari. Stia tranquillo, dottor Stockman. E adesso voglio scoprire che razza di piano stai architettando con questi acchiappatopi, caro dottor Stockman. Non avevo mai visto questa icona prima d'ora. Ma cosa? Attenti a non scivolare, fratelli, se non volete essere centrifugati! È pieno di risorse il tuo pastro! Che facciamo adesso, genio? Come dice il maestro Splinter, un ninja è pronto ad affrontare ogni cosa. Io pensavo che valesse solo per i Boy Scout. Succede? Fratelli, la prossima volta gli diciamo di chiamare l'uomo ragno per fare queste arrampicate. Siamo noi gli eroi di questo cartone, Mick. Toglimi una curiosità, Don. Come hai fatto a bloccare le mandibole turbo di quel coso? E soprattutto, sei sicuro che funzionerà? Oh, è assolutamente innocuo. Quell'esemplare non potrebbe masticare neanche un chewing gum. Come dicevi, scusa? Ma io sono certo di averlo bloccato. Ah, peccato, Don. Tu eri l'unico che sapeva tenere a bada la tecnologia. È triste, non trovate? Deve avere un dispositivo di sicurezza che gli permette di riprendere il funzionamento. Andiamo! Oh, no! Che cosa c'è ancora? La conduttura che c'è in questo momento sulle nostre teste è una delle più imponenti e contiene acque sporche. Quindi? Semplice! Il nostro piccolo amico ha tappato gli scarichi e il tubo grosso sta per scoppiare! Arriva! Attaccatevi a me! Sbaglio o non hai tolto le punte Shoko che abbiamo usato per arrampicarci? È stata una fortuna, Raph! Seguitemi, muchacho! No, aspetta! Che cosa vuoi fare? No! Ragazzi, va tutto bene? Meglio di così. Finalmente! È grave il problema dei roditori per la città, ma questo francamente mi sembra esagerato. Quando metterò le mani su quel distruttore metallico, lo trasformerò in una scatola per sardine! Stai calmino, Raffaello! Ci serve ancora tutto intero! Pensate ancora che riusciremo a trovare quel piccolo tritatutto? Sì, se avremo il coraggio di seguire le sue tracce. Risolveremo il problema dei topi, April. Ma quali sono le sue vere intenzioni? Glielo dirò subito, signorina O'Neill, visto che ci tiene tanto a saperlo. Il mio obbediente esercito di robot acchiappatopi mi renderà un uomo ricco e potente. Ma lei ha già ricchezza e potere, cos'altro vuole? Oh, signorina O'Neill, lei è così brillante, eppure così ingenua. Mi spiacerà non lavorare più con lei. Cosa? Vuol dire che mi licenzia? In un certo senso, diciamo di sì. No!
Ho paura che non potrà più rimanere con noi, signorina O'Neill. Lei ha visto troppe cose e... Beh, diciamo che non mi posso fidare di nessuno. Mondo Pizza è sparito come Houdini. Sbagliato, ha fatto l'autostop. Non riusciremo mai a prenderlo. Parla per te, io ce la farò. In forma il ragazzo, eh? Già, veniamo anche noi, Raff. È la nostra fermata! Non vi avvicinate, altrimenti userò questo! Correre finché vuole, April, ma non potrà sfuggire ai miei acchiappatopi. Qual è l'uscita? Quale sarà l'uscita? Cavoli! E quello chi l'ha invitato? Ci penso io! Si è rimesso in piedi, ragazzi! Ne stanno arrivando altri! E sono più cattivi del gruppo precedente! Sì, e sono anche più numerosi, avete notato? Posso chiedervi chi vi manda? Questi aggeggi sono formidabili. I servomeccanismi, i circuiti, le articolazioni. Caspita, Donatello, perché non te ne sposi uno? Ragazzi, se volete fermarli dovrete togliergli la testa. Questa sì che è una bella notizia per una tartaruga con le rame. Li manderemo dalla vostra parte. Fallo a fettine, Leo. Ottimo lavoro, ragazzi. Cerchiamo però di lasciarne uno intero. Ora non potremo più scoprire chi li ha mandati. Thank you.
so proprio come ringraziarvi. Mi avete salvato la... Salve! Come va la vita? Ragazzi, che ne dite? La portiamo al rifugio? Ninja Turtles, Mutant Ninja Turtles. Con noi ci sono quattro tartarughe ninja che hanno un coraggio speciale. Se c'è da lottare, loro lotteranno, loro vinceranno per noi. C'è Raffaello, vero mago dei roller, e Michelangelo che vola con il suo skate. C'è Donatello che è un genio, si sa, Leonardo le guiderà. Sono tornati il male trema di già. Con loro c'è il maestro Splinter che condurrà i ninja Turtles, Mutant Ninja Turtles.